Il robot era al San Raffaele e qui c'era il device per muovere il robot. È ovvio che questo tipo di tecnologia funziona sempre con un'equipe, per cui in San Raffaele con il robot c'era un'equipe per gestire la parte dove teoricamente dovrebbe esserci il paziente. Oggi abbiamo visto la trasmissione 5G applicata nell'ambito medicale e abbiamo visto la collaborazione di tre istituti che sono l'ospedale San Martino di Genova con il reparto Torino del professor Peretti, l'Istituto Italiano di Tecnologia con l'ingegner De Matos e San Raffaele e l'applicazione di quello che era un progetto usato on-site con un collegamento a distanza, quindi fra il Vodafone Village e l'ospedale San Raffaele. Questa è una tecnologia all'inizio che ci dà grandissime aspettative per il futuro. Ovviamente la tecnologia sta in questo momento andando più rapidamente rispetto a quelli che sono i problemi medico-legali, per cui bisognerà capire esattamente quale sarà l'applicazione andando avanti. Però la tecnologia oggi abbiamo visto che ci consente di fare a distanza un intervento chirurgico senza avere un ritardo nell'utilizzo del laser e del braccio. Il robot era al San Raffaele e qui c'era il device per muovere il robot. È ovvio che questo tipo di tecnologia funziona sempre con un'equipe, per cui in San Raffaele con il robot c'era un'equipe per gestire la parte dove teoricamente dovrebbe esserci il paziente. I vantaggi possono essere in quello di avere anche una consulenza specialistica a distanza, di poter avere in una sala operatoria persone che magari hanno lavorato di più in un ambito specifico e quindi possono eventualmente contribuire. Chiaramente il futuro è molto aperto, perché quando una tecnologia sta nascendo, ovviamente quelle che saranno tutte le direzioni che possa prendere non sono mai del tutto chiare. Di fatto potenzialmente è utilizzabile con una linea di questo tipo perché la latenza è veramente minima, quindi la dimostrazione che è fattibile. Poi come sarà l'evoluzione ovviamente lo dovremo vedere nei prossimi anni.